Una scena del crimine mostruosa. Così lo sceriffo della contea di Bernalillo prova a descrivere la strage compiuta da Nehemiah Grigo, 15 anni, che ha ucciso i suoi genitori e tre dei suoi 9 fratelli, Zefania, 9 anni, Jael, 5, e Angelina, 2. Siamo nei dintorni di Albuquerque, nel New Mexico, in un angolo d'America come tanti altri, in una casa come tante altre, in cui le armi da fuoco non mancano. Secondo quanto emerso finora, pare che il padre del ragazzo ne avesse molte. Lo sceriffo conferma che sul luogo del delitto sono state trovate numerose armi, tra cui un fucile d'assalto. Solo poco più di un mese fa, a Newtown, il ventenne Adam Lanza, in una scuola, uccise 20 bambini e 6 adulti, utilizzando le armi che aveva in casa. Stragi che pesano più che mai sulla coscienza dell'America e offuscano il giorno del secondo insediamento di Barack Obama. Il riconfermato presidente nei giorni scorsi ha firmato 23 decreti e uno stanziamento di 500 milioni di dollari per riformare il commercio delle armi. Alcune misure sono immediatamente esecutive, altre richiederanno il sì del Congresso, in particolare il bando delle armi automatiche. Provvedimenti che il presidente ha sempre letto a tutela dei bambini, il nostro domani. Come pure ha ribadito nel suo discorso odierno, la cura delle future generazioni passerà attraverso la lotta ai cambiamenti climatici, alla difesa delle libertà di tutti i popoli e una ripresa economica che sta iniziando. Tutto questo sentendosi sempre una nazione sola e un popolo solo, fedeli alle tradizioni e speranzosi nel futuro.